4, non lo sai. Manca una spalla, una non spalla di là. Non sto. Che fai la scuola? Già che la vedi sarà le pibrasse, non quanti te ne c'è. Come? Come? Ti spiega come c'è. Spiega come per fare la Paola. Adesso non parla. Spiega. In English. Sì. No, no, tu traduci in inglese che parli meglio. Okay. Allora, abbiamo messo 10 uova per fare questa pasta. E poi per quanta farina? Non so finché il peso, finché diventa dura. Aggiungi farina finché diventa dura, con una forchetta. Sì, quanto farina? Quanto? Sì, anch'io. Sì, anch'io. Ho adoperato quella che c'era. Netto 10 uvi. 10 uvi, netto di farina per uvi. Sì, un chilo. Un chilo di farina, 10 uovi, eggs. Sì, però aggiungi la farina pian piano, che se magari è troppo, sì, può venire anche troppo dura. E flour, a little at a time. Okay. And then you just knead it. Sì, e dopo con la forchetta la metti tutta unita, lavori con la forchetta, metti unita e dopo la lavori così. And you just knead, right, knead it. Until it's smooth. Sì, adesso noi l'abbiamo lavorata tanto perché ce l'hai. Sì. Se no, fai con la macchina, con questo. Parti dal primo quello più largo e incominci a lavorarla con la macchina. Sì. Adesso incominciamo con la macchina allora. Sì. Così lui adesso può vedere. Okay. Adesso prendi un piatto per coprire. Sì. Dai, sì, adesso lui c'è anche questa, dai. How, like this? No, una terrina da coprire. No, tanto vaiolo, Paolo. Molto vaiolo, sì. Ciao? Sì. Like this? Sì, sì. Un coltello. Prende dall'altra parte. Sì. Fai le parti piccole, ma credo di no. Le bella dura, non credo che non sia stata mega, ma la mia farina. Ecco. Sento le bella dura. Sì, dura. Maria, ma se ti la meni anche con le mani, la vedi più bella, non fa poco menarla con la macchina, avrei più vuole. Sì. Però è più lavoro, io con le mani. Sì. È sì. Più ma io avrei la bruna come adesso. Guarda. Adesso che mette su la besciamella. Sì. Sì, ti prego di farle così ho lavorato tutto per voi. Sì, è più buona così. Do you have a shot of this ragù? Cooking? You don't speak English with an Italian accent. Che parla in inglese? Ah, parla in inglese. Italiana. Okay, that's a ragu made with, let me read it so I'll remember. Okay, we start with butter and oil. Latte, allora. Oh, wait, we got to do the bechamel sauce. Adesso okay. Ragu is butter and oil, saute onions, then add meat, chopped celery, carrots, garlic, and rosemary. Add them all together. Then what do we do? Tomatoes. Tomatoes. Half a can Pomodoro. Of crushed tomatoes. 28-ounce can of tomatoes. And saute all together. Salt and pepper. Right? And then she add a little water. Un po' d'acqua. Un po' d'acqua. Quando che è finito che ci ha messo dentro tutto. Sì. Un po' d'acqua. Fino alla cottura. L'acqua adesso ogni tanto si mette in cosetto sì. Fino alla cottura. Ancora il cosetto sta. Allora per ancora. Ancora il cosetto, okay. Allora. Sì, adesso ti faccio vedere come si fa a partire. Ok. I think I adesso metti su la besciamella, allora te vedete. Okay. Now we have to do latte. White sauce. White sauce okay. Is next. Milk. Sì, mi ha messo all'altro pasticcio.
Little, I think they say, is 926 milliliters. Allora, adesso ti bisogna che tu mi dai un'altra pentola un po' più grandina di questa, metti dentro il punto e sciogli la farina. Più grande. No, 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 che metto appena appena che no, se... Perché è un'altra girardina così, se dopo è pronta. Ah, la fai che sei finita. Sì, sì, sì. Questa è la calma. Ho paura di rompere il tavolo. Perché? Se voglio si rompe. Si vuole break? No, guida, no, 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 no. Adesso stai. Hai un look in here? Hai un. Sì. Era un po' più corta la mano. Questa è una libra? No. Quattro cucchiai su un litro di latte per la besciamella. Quattro cucchiai di farina su un litro di latte. Ok. Netto. Quattro cucchiai. Tablespoon. Quante persone era che mi ha portato? Su un litro. Sì, ho detto un litro di latte. Sì, ma quante persone? Ok. Ok, un litro di latte. Oh, I said it right. Quattro cucchiai di farina. Sì. Quanto burro, Marici? Un netto di burro. Sì. Uno di quelle uno di questi? Sì, uno di questi. Ma non c'è proprio più farina. E tu adesso la farina. Basta, basta. La farina è un quattro sì, aspetta, lei è fame. La fede, aspetta che la vengono curta. Ma si ammassa due etti di farina. Ma te la senti, Luigi, quando te... Sì, due etti di massa, mi dici. Te la senti? Se mai che sono per la fine. Perché non te che non hai problemi. Tenti la tavola adesso. No, anche più... No, dammi un coltello. Anche più... Wait a minute, let's see. You're like a... Quelli che facciamo la colazione, che quelli non tanto. Sì. Quei coltelli. Questo si mette il peso di sotto e non si taglia. Sì. No, ma dammi anche un coltello più piccolo. Questo? No? No, di quelli che tagliano poco. Questo. Maria, vieni qua, vieni a sentire quando la pasta è pronta. Sì. Sì, quando la pasta è pronta, allora tagli i pezzi piccoli. Sì. L'hai visto? Sì, così. Sì, duretta. Allora, e... Sì, sì.
E metti, adesso qua ci sono tanti sistemi, comunque per andare a quella fina metti a una parte un po' più, vai un po' avanti, diciamo, ma si restringono i rulli qua. E allora, sì, facciamo così, dopo facciamo quella più fina ancora. Vai con questa. Ecco, si allunga un po'. Così? No. Poi ci vorrebbero degli asciugamani, così, da mettere lì che finché si asciugano, da mettere qua. Niente, che è plastica questa? Nessuna tanta pasta qui. Ma deve seccare. Quanto mette? Di chi ne si sono da te? Chi le mette là? Chi le mette là? Perché è dal tavolo, del tavolo. I'll clean this and I'll put this down. Adesso, when you're waker, facciamo fina fina. Prova a fare questo, vediamo se va bene così. Sì, così va bene. Così, fare pasticcia. Sì. Maria ci trovava bene così. Sì. Sì. L'ha avuto più fina? No. No, va bene a fare le lasagne così. Ecco, mettiamo qua. They needed it. Assaggialo se ti senti che va bene di sale, perché il vino mi fa via proprio salame. E ma che ti piace degli olori? Io non ci ho passato. Basta. Adesso, quando è fatta questa, quando è un po' più secca, la tagliamo. Allora vedi le lasagne, quelle fine. Queste invece vanno queste bene per così pasticcio. Per il pasticcio. Ok. Aspetta, che dà un altro This way is supposed to look, right?
Non ti c'è più mica, ma. No. Ah, te c'è più scicina. Questo è per il pasticcio, questo. Sì, si lasciano così. Invece per le lasagne dopo ce n'è quell'altro pezzo di macchina che taglia. E noi chiamiamo lasagne così? Sì. È così, ma no, dopo dei fettuccine. Anche noi, eh. E dopo lasagne anche quelle più piccole. Basta, dai. Sì, sì, è ormai non attaccato. Le lustre. Le cecina, come c'è? Che l'aria. Questa è... Oh, ok, look how she did the sauce. Questo è Marici solo burro e farina. Farina. Then she adds milk. Yeah, okay, she just made see the paste. Yeah, I've made it like this, but it seems like. I think we're gonna wait and we'll get the other salt, you know, that one. Taste like that. That's the white sauce. Watch it burn your mouth. Okay. Sagan? I mean, it does burn your mouth great. It's really hot. Good, huh? Good? Gregorio dice È buono, Gregorio! Buono! Buono! Come si fa l'italiano? Sì, buono! How do you say? When it comes to food, buono! Capisci quello che viene? Quando vieni in Italia, si fa l'italiano! Buono e basta! Quando si tratta di cibo, si impara subito, va. Smell it all over the place. Yeah. Sì, sì. Oh, we learned profumo, no odoro. Sì, profumo. Profumo. Oh, she's gonna get dirty. Oh, okay. Alright, so then we have, I don't know how many teaspoons of butter. Oh, she put a lot of prima fa lato. You have to scald it, see? Sì, ogni tanto girare. Oh, gira, gira. There is a thing. Vendono una cosa per mettere sopra la pasta, del legno. Ah, sì, spaghetti. Sì. Perché mia nonnina di noce moscata, no? Nutmeg. Ok, let's see. Spegni questo, guarda. Sono dopo la piatta, non mi fai niente. Questa. Prendi un grembiale, se no grembiale mi
La besciamella è fatta dove no te? Quanto per me così? Mamma le cresciù a camaccio. Così te l'hai detto, la mamma è il vignato grande. Ecco, quasi tu chiami. E più giallo e mezzo e tu mezzi. Tutto così è pulver de dado per brodo. Oh, dado. Ma adesso forse la vedi per cucinare. Lasciala così, dai. Una di queste? Lasciala così. Queste? Che... Guarda, i mangi più sotto. Ah no, queste che significa? Quella poverina. No, no, lasciala così. Ecco, spegni anche questo. E questa si chiama? Besciamella. Besciamella. È una salsa francese. Ma allora bisogna fissare il fuoco. Vedi, si donna va. Vedi, qua, sì. This is fun. Un pochettino, mica tanto perché non è mia per sé, ci vedi. Sì, sempre piegarla, è che questa era troppo lunga, allora l'ho tagliata a metà per lavorarla meglio. Very smooth. See, she keeps folding it over. That's the consistency. Pasta buona. Allora lavoro per Merici. La meglio la lavorata madre, quella che andata a lavorare, rega. Sì, sì. Quella che ha bisogno di meglio da me. Sì. Ecco, questa la lavori finché diventa abbastanza liscia, ecco, che sia tutta piana, che non ci siano quelle pieghe lì di tutte le volte che hai piegato. It has to be nice and smooth, is what you say. Ecco. It's easier to go to precarious. Probably better than the shrimp. Greg, you're going to have to import a wife from Italy that makes pasta. Right, Paola? He's got to get one from Italy. You need to be a boy in Italia because he fa pasta. No, perché te lo gire? È in Italia, lo è. Mm-hmm.
forse era questo, sarà. No, no, che mi ha visto. Sì, 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 che fa le strisce. Sì, sì, that's what it is. Un po' un barcolano anche. Adesso bisognerebbe Merici che te disesse. Merici, che te disesse quanto te che vuoi, che il mago se la si secca dopo con il pene, lasagna. Guarda, che vuoi? Fanne due che dopo la grande. Allora ti aspetta, ma perché ti dici non resta più la gente? Sì, sì, te io tutte ci aspetta, allora fai uno da quattro. Quattro strati. Dopo non lavare solo nel formale, solo più la linea. Abbiamo fatto il conto di quante servono per lì. Sì. Facciamo tre strati. Layers. Uno, due, tre. Capito? Per ogni strato. Allora, tre, cinque, e adesso man mano si seccano e tagliamo. Farlo bollire nel mille, quando venite. Aspetta. Ma un po' da farlo, là. Oh, guarda. Questo vedi Gregorio? Okay. Ah, aspetta allora. Beh, ma tanto questa parte lo sai che si mette così. Mi giusto anche per mettere uno sulla. Ah, ma sta, sono io lì. Sì, sì, io sì, adesso. Ecco qua. Si vede. Lo metto. Sì, mettila qua che dopo ci mettiamo sopra le lasagne quando bene, sono tagliate. Ci vuole per farle asciugare, ah. Sennò non asciuga su un piano sì. Di plastica. O legno o cotone. Sì. Capito? Sì. E queste ecco. Mette qui? Queste, no, sì, quando sono. No, adesso le quando sono un po' secche, così, non troppo secche. Perché se è troppo secco si rompe tutto. Allora ecco. Eccolo qua. Ok, so now she's making ecco. Lasagna. Chiamo lasagna queste? Noi sì, lasagnette e lasagna noi grande. Noi chiamiamo fettuccini. Sì, fettuccine in altre parti d'Italia si chiamano fettuccini. Metti come esce la prescicola tutto da bene. Sì, tu metti tutto da bene. Allora, c'è per so once you made it nice and smooth, it's okay. Because sometimes I don't make it the right consistency. Ecco, devono essere secche, giuste, non troppo umide. Questo, aspetta,
le prime, queste sarebbero troppo secche, si rompono, capisci? Sì, sì. Ecco, allora devono essere un po' umide. Perché è troppo dry. Sì, questa è un po' secca. Sì, sì, ecco, ma appena appena. La si rompa. Sì. Devi stare attenta, se c'è troppo caldo nella cucina che si secca troppo, devi tagliarli prima. Maria, ma noi con me farlo tu una sessione? Sì, 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 quella è prima. Fatica tre fagni al cucitore. Se è fine, devi si secca prima. Quando è, quando è. Sì, sì, giusto, giusto. Tre strisce, una lunga sabella. Ecco. Una sabella. Ecco. Guardava la tele. Lei guardava la tele. Dopo quelle che gode fila, mette di sciola. Si può non c'è che tanto. Lascio un po' di sale, dei pellacchi. E dopo gli adesso che le paga. Daddy says we'll be home shortly. I don't know if he's... E le metto nell'acqua fredda, un po' sappiato. Sì, che slaghi la toia adesso, sì, in qualche maniera. Sì, sì, sì. The camera is safe, right? Right, that's what we're saying. Ok, it's on now. Parigi, pronta? Pronta, allora. Ok. Oh, I don't have it directed. Where is it? Well, you can turn it. This could probably move this. Maybe down, can you push it down? No, I'm not afraid. I spit the... How can you put it... No, see, he had it. All right, wait a minute, let's lower this. Watch. Can you get it? Is that the lowest? Wait, I'm a little lower. She's got to go back, wait a minute. Yeah, she has to pull it back more. Okay. Merici, aspetta un minuto. I'm gonna kill him. He goes with his umbrellas and he leaves me with this. That's the best we can do. Wait, wait, let me, no, wait. Si può mettere un po' più alto così? Sì, e tenere su. La tieni su così, guarda. Ecco un po'. Ah, ecco, dopo la besciamella cade. Sì, yeah, everything falls. Aspetta, aspetta, mettiti sotto. No, that's good enough. That's good enough. Marie, ci spiega che come si fa? Allora, si prende. Ecco. That's good. No. Sì, sì, sì. No, no, lascia così. Sì, va bene. Vedi, vedi. Allora, è cotto. Adesso ha cotto, le sfogli. Le ha fatte bollire un po', non tanto. Dopo, le ha messo in una pentola con l'acqua fredda per poter prenderle in mano e stenderle nella padella. Dopo si mette un po' di ragù, un po' di ragù, un po' di formaggio, e un po' di besciamella. E la besciamella. Ok, so the secret to the pasta is to boil it for about 5 minutes, and then when it's cooked, to put it in cold water so that it does not stick. Mm-hmm. Right? Sì. Ok. Ecco, dopo si stende. And you make layers. Mm-hmm. And this is the white sauce with milk, butter, flour, nutmeg, salt and pepper. And a lot of grated Romano cheese. Adesso si prende ancora la pasta. Sì. More noodles. Mm. Another layer. And we're going to call this pasticcio peretti. Pasticcio peretti. Pasticcio peretti. Ecco. Alla peretti. Alla peretti. Ecco. This is the ragù sauce. Sì. It smells good. Mm.
Mi viene fascia di quelle placche. Ah, è grande. Grande. No. Vai, vai. Anche le due ci parte, no? Sì, sì. Do the finished product. Oh, c'è più grande. Cosa? Yeah, this one in there, Paola, right there. Yeah, yeah, that's better, I think. To Bruna. All'italiana. Sì, all'italiana. Dopo, se voi non volete carne, si può fare in tutte le maniere. Si può farlo anche col pomodoro. Sì, solo pomodoro. Si può fare con la verdura, sì. Gli spinaci e ricotta. Ah, lo fate voi con spinaci e ricotta? Beh, no. Un caso strano. Ecco, per chi non vuole la carne. È sempre la stessa maniera, solo che metti gli spinaci e la ricotta. E pomodori? No, quello con i pomodori a parte, è un altro tipo ancora. Oh. Pomodori senza carne. Sì. È uno. Sì. Un altro è spinaci e ricotta. E non pomodori? No. Che burro allora? Un po' di burro, sì, perché è per meno grassi. Ah, ecco. Sì, ma lo stesso la besciamella, sì. Puoi mettere la besciamella o la ricotta. Sì, sì. So it's like the white sauce. Mm-hmm. E come si chiama quella? Quello con gli spinaci, pasticcio con gli spinaci. Poi puoi fare tutto quello che ti salta in mente. Diciamo. Sì, si può fare, si può tagliare anche del prosciutto. Un po' del prosciutto? Del prosciutto. E si fa un strato di prosciutto, un strato di formaggio. Formaggio quelle mozzarella? Mozzarella, sottilette. Non capisco quella. Sottilette che ti viene fatti qua. Quelle che ti hai fatto da mangiare. Quel formaggio che hai messo in tavola. Oggi? Tagliato a quadratini, a quadrati. Sì, fettini. Sì. American cheese. Oh. American. Chiamiamo American cheese quella. Quello lo metti sopra lì. Col prosciutto. Con prosciutto. Fette di prosciutto? Sì. Fette di prosciutto e fette di formaggio. Sì. Sì. E dopo sempre la pasta e la besciamella. Quello sarebbe più veloce. Se uno non ha tempo di fare la salsa, il ragù e tutto, prendi il prosciutto e metti lì. Anche buono quello. Sì, in mia casa i miei non li vuoi più con ragù perché mai una volta che la facevo con ragù. Adesso invece le vuoi proprio con la mozzarella o formaggio sottilette. Sì. Anche qui non usano ragù tanto. Sì, ecco. I like that with the prosciutto and the cheese. Mm. Sì, secondo me mi piace la carne, sì. Ma a me non piace tanto, metto solo la verdura. O coi funghi. Funghi anche. Ma sempre con questa besciamella? Sempre la besciamella? Sì. Sempre. Sì, vuoi. Se no, anche senza. Sì. Però la pasta deve essere sempre questa. Sì. E noi chiamiamo lasagna quando facciamo. Non con quella besciamella. 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 Usiamo ricotta. Sì. Ricotta. That's what I had last night. When we went to the Rotary Inn. The lasagna with the sausage and with ricotta cheese. Because I'm getting tired. La besciamella diventa dura. Sì. Sì. Allora si aggiunge. Metto più latte. Un po' di latte. Notice I'm saying latte. Learned it. Butto questo. Sì, butto questo dopo metti. Devo mettere in dopo. It's a lot of milk. Mm-hmm.
Adesso è liquida adesso. No, no, dopo si asciuga. It's just tasty, though. I like it. Mi va un tampoco perché si viene molto stretto. Ho posato un poco prima. Basta. Un poco prima. See why it's so tasty? Look how much cheese. E dopo lasciarlo che si asciuga, sennò è troppo molle. Sì, no, no, non è mio. Basta questo. E tu fornato. Ele qua, pronto. Te pedote. No, una. Marice dite basta. Una. Se ti manca la stessa ira. Ecco, ecco, sì, sì. E mangiamo carne anche, a carne. Sì, sì. Ma se sai chi mangia tanto prima. Carciofi. Sì. Vuoi avere una insalata? Allora basta. E le lasagne te ne parli per tutto. Maria, venite dice per te ieri sera, dovete cenare a mangiare. Ah, sì, sì. Da un po' di Dorina, Dorina mangia. Ah, Dorina. To put them in a box. I have to get a box downstairs with some tissue paper, I think. Or wax paper. Wax paper. Some of the women, ladies, bring it to us in a box, all dry. Yeah. With the wax paper in boxes. They make it. This is good. She said it's thick. She said that she cooked like maybe 5 minutes, but I like them thicker. I like it. Il forno. È una signorina, per questo sì, è tutto del ragù da fare le lasagne. No, ma la teglietta con quel lame ricino, non va un poco lì. Vediamo, che non è mia tanto. Metto un altro piatto. Un altro strato. Ah, un altro strato, ecco, non c'è la sala. Per adesso la è proprio. E la fine entra la mia besciamella. Ah, se te fai un altro strato, te viene abbastanza. La teniamo. Dovrei starla. Sa va al meat, Sparendo, metto che la besciamella lì. Che lo metti in di solo. È più bello vederlo bianco. È bene di solo, la besciamella. Se non si brustola. Ma tanti mesi era la besciamella. Sul GIA, gli è buoni anche i torsi di Versa. Ah, ma sei tu i torsi da tua mamma e tuo papà? Quel che è in fondo alle Verse. Tutta la roba lì è buona anche quelli. Hai capito o no? Sì. Danno altri dice ben buoni anche i torsi. Un po' tutto pare. It comes good even with the stems of the cabbage. Oh, you know, I didn't understand. Tutta quella roba lì, Maria. With anything. Yeah. Whatever you put in, it's good. Lo pasticcio è uno mangià che si è fatto sempre? Sì, te mangi poco dopo il secondo, Maria, le nutriente questo. Sì, sì. Per tanti anni sono fatto il pasticcio in Italia. Sì, sì, tanti anni fai il pasticcio. Pasticcio. Io mai ho sentito il pasticcio. Qua in America. No, manca mia mamma. No. Lasagna, sì. Ah, no, lasagna. Non pasticcio. E quelli greco chiamano pasticcio. And it's il momento così. Ah, e chi le fa anche così allora, Maria? Come? Con me così. Sì, pare tanto similar, very similar. Look how they close up the top. Oh, okay. This is the top layer. There's a lot of food in the sides there. What, Paola, are you supposed to put it up on the sides? Is that what you're supposed to do? Come?
Are you supposed to put them? Sì, di arrivare fino alla fine. No, I don't mean that. You have the noodles on the side. Sì, no, no. You don't have to. C'è un motivo per fare questo, no? No, no. Non ti puoi tagliarlo via perché dopo lo sei giunto al decore. Ok. Sì. It will burn. Sì. Maria, gli uomini questi tipi che ci ha fatto fare. Metto tutto, mi sa tanto ormai. Tutto, non c'è neanche. You put the white sauce on the top. That's the last layer, is the white. Ragù sauce. I think I learned how to do that now. I think so. Yeah, that's. Colpo di lasagna, Luigi. E canta sulla teglia, Maria. Te che cuce le lasagne e te le metti dentro una volta per Luigi. Mi sarei a volta con sale una cuce le lasagne. E questa che porta bene. Che risulta un po' popolare. Ma non so che metterate ancora, ti fai su. So, l'ultimo metto la... La miscela. L'ultima, so that's what you have to remember. Because... If you put the red sauce, it's not going to be the same. Okay, not the same. Allora, mi ha fatto un po' la lasagna, sì, perché si serve da tagliare delle pasticce. Aspetta. Sometimes when you cook a meal, you're in the kitchen the whole afternoon. About 2:30, I think it's done. About 2 hours. Then cheese. Then cheese. Sì, per mangio è molto importante. Sì, è per me, per mangio. No wonder it's so rich. Sì, questo è primo e anche secondo piatto. Costare caro il pasticcio secco. È tanto lavoro. Ecco, è tanto lavoro. È tanto mandare. È tanto ragù. Ok, so that's the finished product. Ecco, okay, you should... Fallo vedere. Apri il trucchino. Fallo vedere. Back a little bit. Ah, pasticcio. Adesso si mette in forno mezz'ora, prima di servire. Okay, in the oven for 1/2 hour before we serve it. Sì. Very good. Thank you very much. Prego. Tre peretti. Tre peretti. Let them go in the back so we can see where you are. Marici. Vieni, Marici. Tre peretti. Tre peretti. Marici, più. Tre peretti. Say ciao. Okay, that's good. Okay, I'm gonna turn it on. Okay.